Domenikos Theodokopoulos di Greco, il greco. La sua nascita in Creta. È andato a frequentare la scuola veneziana dal 1567 fino al 1577 e poi ha finito la sua storia in Spagna. Però nel frattempo è passato anche a Roma e soprattutto la raffigurazione di pitture, chiamiamole religiose, che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico. Ma per veramente conoscere questo artista andiamo a intervistare il nostro commissario. Ce lo spiegherà in italiano, per una volta. La vita del greco è una vita eccezionale. È nato in Creta e poi è stato formato come pittore di icone e poi lì voleva un'altra cosa, voleva l'arte occidentale, voleva diventare un pittore del Rinascimento e quindi si è trasferito a Venezia. A Venezia si dice che è stato discepolo di Tiziano, la verità è che non sappiamo, però la cosa certa è che prende tutto da Tiziano, prende questo senso del colore, prende questa pittura costruita dal colore e diventa di fatto un artista del Rinascimento veneziano. Purtroppo, come sapete tutti, Venezia è una città piccolissima e c'erano già Tintoretto, Veronese, Palma, Tiziano sempre vivo, quindi non era possibile per lui di fare la carriera lì a Venezia e ha dovuto trovare un'altra città. Quest'altra città ha deciso che sarà Roma, perché Roma all'epoca era la capitale dell'arte e quindi dopo il Concilio di Trento c'erano molti, diciamo, cantieri, quindi con una domanda forte di pittori. Allora lì prova di anche fare la carriera. A un certo punto è stato ospitato a Palazzo Farnese dal proprio cardinale, perché un amico suo, Giulio Clovio, un miniaturista famosissimo all'epoca, insomma, consiglia al cardinale Farnese di diventare un po' il mecenate del greco. Purtroppo al greco non è piaciuto molto l'arte di Michelangelo, o per chiarire le cose, a Michelangelo piaceva il disegno, però non piaceva il colore. Diceva che Michelangelo non era un buon pittore e il cardinale Farnese era stato l'ultimo grande mecenate, difensore di Michelangelo e quindi a un certo punto questa arroganza del greco non funziona più e viene cacciato da Palazzo Farnese. Lì si deve un po' trovare un mestiere, si registra all'Accademia di San Luca come pittore di carta, non si sa ancora cosa voleva dire pittore di carta, insomma certi pensano che è diventato pittore di miniatura, altri pensano che invece era solo perché dipingeva in piccolo formato, però insomma a Roma fa questi quadri per il mercato, fa un paio di ritratti, però non è che lì farà carriera in Spagna. Incontra Luis de Castilla a Roma, Luis de Castilla dice: ma il mio padre è al capitolo del Duomo di Toledo, lui è un uomo influente, se tu vai a Toledo lo incontrerai e ti aiuterà. E anche il re di Spagna, Filippo II, lui è un grande amatore di pittura veneziana e per il suo monastero dell'Escorial ha bisogno di talenti. Quindi se vai in Spagna sono sicurissimo che il re ti farà lavorare. Allora Greco si dice: vabbè, vado in Spagna, mi trasferisco un'altra volta, mi sistemo a Toledo, che è la città più importante per la Castiglia all'epoca, per le arti tutto, e lì faccio carriera. E di fatto è la cosa che è successo, è arrivato nel 1577 a Toledo e lì è finalmente diventato il greco, non è più Domenikos Theodokopoulos, è diventato il greco. La cosa particolare di questo pittore
che ha fatto pochissime sculture comunque. È il rosso e il giallo, la tecnica con le quali li usa. Forse, appunto, a causa delle sue conoscenze legate al Rinascimento italiano. Per approfondire, torniamo dal nostro commissario. Nella sua vita Greco ha avuto un po' di difficoltà finanziaria, diciamo. Già a Roma, quando è cacciato da Palazzo Farnese, deve trovare un mestiere, deve vivere del suo mestiere. E poi quando arriva in Spagna ha un grande successo, però lo statuto dell'artista in Spagna non è affatto lo stesso del statuto dell'artista in Italia. Per esempio, quando un artista ha una commissione in Spagna, il prezzo della commissione, il prezzo del dipinto, viene determinato dopo l'esecuzione del dipinto, quindi il Greco dipingeva qualcosa e poi il committente diceva vabbè ti do tanti ducalos per questo quadro, e spesso ovviamente la Chiesa provava di, perché la Chiesa era il committente principale, diciamo, e quindi spesso la Chiesa provava di abbassare un po' il prezzo, e Greco ha fatto denunce e denunce per farsi pagare correttamente, e la maggior parte del tempo ha vinto di fatto, e a volte è stato pagato più di cosa chiedevo all'inizio. Beh, la sua lingua è la pittura. Uno deve tenere in mente che l'unica lingua che patrocinava il Greco era il greco, di fatto. Quando arriva in Italia deve non solo imparare l'italiano, deve imparare il veneziano, che è una lingua distinta all'epoca. Poi quando arriva a Roma deve imparare, insomma, un po' più l'italiano di oggi, però non l'ha mai saputo scrivere o parlare correttamente. Rimane un emigrato, rimane un migrante greco, e quando arriva in Spagna deve ancora una volta imparare un'altra lingua, lo spagnolo, e nelle sue annotazioni alle Vite del Vasari o al Trattato di Vitruvio scrive una lingua, una specie di misto tra italiano e spagnolo. No, Greco vedeva la scultura come l'architettura, come il disegno, veramente come arti per lui marginali. Lui era l'apostolo della pittura, lui era il difensore della pittura, dell'arte della pittura, e a volte ha avuto occasioni di fare disegni per sculture, disegni per architetture, e una volta, lo sappiamo perché c'è il contratto, ha fatto una scultura, quella del Cristo che abbiamo qui nella mostra, e un'architettura, quella del tabernacolo nel quale si trova il Cristo. Però non era la priorità per Greco, la sua priorità era veramente, veramente la pittura. Pensava che la pittura fosse l'arte superiore.
Si può chiaramente dire che Greco è stato un profeta della modernità, un profeta dell'impressionismo col suo rapporto alla natura, una natura che non sono le apparenze della realtà, è veramente l'espressione della realtà, una realtà che cambia, una realtà che ha una temperatura, una realtà che ha una durata. Quindi tutto questo è la stessa cosa che fa Monet quando Monet fa i suoi paesaggi. Già Greco lo fa nel Cinquecento, un certo punto, e anche il fatto di lavorare con invenzioni, variazioni delle sue invenzioni, questa cosa a noi ci fa pensare al modus operandi di un Cézanne con la Sainte Victoire o di un Monet con le cattedrali di Rouen, e quell'approccio di Greco molto originale è questo la sua modernità, e di fatto risolve al suo tempo un doppio problema: il problema dello stile che sta morendo con la fine del Rinascimento e un problema dell'immagine, perché dopo il Concilio di Trenta la Chiesa vuole nuove immagini, dà un ruolo nuovo e superiore all'immagine, e di fatto uno come Picasso, quando arriva sulla scena artistica, si ritrova confrontato a questo doppio sfida di fare uno stile nuovo dopo l'accademismo dell'Ottocento e di reinventare cos'è un'immagine dopo l'invenzione della fotografia. La presenza dei teschi si spiega perché sono quadri di penitenza, e la Maddalena che fa la penitenza, però la cosa che mi stupisce molto in questi quadri è la diversità del ductus in questi quadri. La cosa che voglio dire è che la Maddalena è dipinta in modo molto espressivo, molto largo, molto, molto forte, molto coloristico, e mentre il teschio, lui è un momento di un attimo di calma, un attimo di solidità, come una nota di musica molto, molto bassa, un punto di gravità in questo fuoco d'artificio pittorale. Sì, la luce illumina tutti i personaggi, perché Greco non si dimentica mai che è un pittore bizantino, e l'arte dell'icona è un'arte della luce, con l'oro che rappresenta la luce. Quindi l'uso della luce da parte del Greco è incredibile, e mescola totalmente questa paletta sua incredibile con questo senso della luce, e questo crea quell'universo unico che è quello del Greco. Dunque il Greco, ci lasciamo con lui, vi saluto e a presto.